guarda caso abbiamo ripreso niente poco di meno che la facciata di Villa Torlonia, villa dove ha abitato per un decennio Benito Mussolini e villa dalla quale Benito Mussolini partì il pomeriggio del 25 luglio 1943 per farsi minchionare da un testa di cazzo qual era Vittorio Emanuele III. Non stiamo qui a parlare dei retroscena della storia del fascismo, che è piena di retroscene, ogni tanto qualche sprazzo di verità arriva sulle nostre televisioni, ma è esattamente qualche sprazzo. Mentre a noi oggi interessa di dire un'altra cosa molto importante. La prima è questa: non c'è faccenda più o meno pubblica che non abbia dietro i suoi retroscena, i suoi comandamenti, i suoi ordini di scuderia. Ma è altrettanto vero che questi ordini di scuderia, adesso leggeremo un bellissimo articolo di Rosanna Spadini, tratto dal sito comedonchisciotte.org, che è di una chiarezza estrema e serve proprio per far capire come stanno le cose. Allora, la TV cattiva maestra, Karl Popper. La TV, strumento fondamentale di diffusione della propaganda di regime. La TV della società di massa occidentale si spaccia per essere libera, invece non è altro che lo strumento fondamentale per diffondere fandonie e seriali a sostegno del potere di turno. Nulla di più vero, non l'abbiamo sempre sostenuto, quindi non abbiamo assolutamente niente da obiettare. Ma il bello viene dopo. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà occidentale odierna. Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale, che però consentiva frange di resistenza per i dissidenti ostinati che non volevano uniformarsi al sistema. E erano frange di dissidenza che erano molto numerose e che sono state ampiamente fatte respirare, cosa che nello stesso periodo non avveniva, non dico nella Russia di Stalin, ma men che meno nell'America di Roosevelt, e noi sappiamo cosa succedeva esattamente nell'America di Roosevelt. Che cosa succedeva e non si dichiarava. E non si dichiarava oltretutto. E con la pretesa di essere uno Stato libero e democratico. Certo, sempre, guai a dire il contrario. Allora subito in prigione. Oggi al contrario. Non a caso, certo, la popolazione mondiale più numerosa in assoluto in carcere, percentualmente, esatto, e anche in, sulla popolazione, in cifra assoluta, no, anche in cifra assoluta, certo, molto, certo, più della Cina, e proprio sono proprio gli Stati Uniti d'America. Esattamente. Quindi, ma, questo, sì, a proposito della libertà nello Stato nella Federazione degli USA. Negli Stati Uniti d'America le carceri sono private, oggi li vorrebbero privatizzare anche qui in Italia, e magari la danno in proprietà alla famiglia di Matteo Renzi, oppure no, al padre di Maria Elena Boschi. Questi sono tipi idonei per gestire le carceri, no? E dalle carceri poi partono le peggio speculazioni, perché i poveri incarcerati... Quello è il bunker? Io nemmeno lo vedo. Ah sì, è molto probabile che sia... Il bunker? Sì, il bunker, sì, in quella posizione lì, può anche darsi. Non avevo mai visto, quindi non saprei nemmeno cosa dire. Allora, torniamo a noi. Questi carcerati, pur di avere, perché gli scontri, adesso indipendentemente dal fatto che magari avessimo in Italia una giustizia come c'è negli Stati Uniti, perché lì il colpevole lo tartassero in maniera, proprio oggi facevano vedere in televisione come hanno risolto... C'è un altissimo tasso di innocenti in galera, però. Ma quella è un'altra cosa. Cioè, quella è un'altra comunque cosa. Anche in Italia il 15% dei carcerati è innocente. No, e non so quanti sono in attesa di giudizio, che è ancora più interessante. Ma la cosa interessante che va detta è appunto riguarda la rapidità dei processi. Proprio oggi pomeriggio facevano vedere in TV
di una causa in cui un tale ha ucciso il marito della sua amante, no? E su istigazione ovviamente di lei, per cui lui è stato condannato, in una settimana ha risolto il problema, lui è stato condannato a una ventina d'anni, lei però all'ergastolo, perché lei è stata riconosciuta obiettivamente colpevole, altro che matricidio, altro che femminicidio, altro che storielle di questo genere, che stanno bombardando oggi in Italia con scopi molto chiari e che conosciamo molto bene, li abbiamo anche descritti. Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale che però consentiva frange di resistenza per i dissidenti ostinati che non volevano uniformarsi al sistema. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal centro di potere è unica, è incondizionata e la repressione è completa. Carlo Frecero, membro del Consiglio di amministrazione... Guarda, per esempio, la mia vicenda personale, no? Esatto. Che non mi sono voluto adeguare alle regole e sono 36 anni che combatto contro il movimento. E stai aspettando poi delle cazzate, perché tu stai aspettando dall'amministrazione comunale di Formello che ti mandano un documento che tu hai perfettamente diritto di avere, ma sono 30 anni che fanno di 36. Tutto, 36 anni, fai però mandartelo, un documento che non c'entra al momento, non c'entra un cazzo, oltretutto, no? Perché è un documento essenziale che riguarda... È un d'obbligo, è d'obbligo. Io ho espletato tutti gli adempimenti, sì. È d'obbligo che mi devono rilasciare. Il documento relativo all'acquisto della casa che tu hai fatto 36 anni no, fa. No, alla concessione edilizia. Va bene. È l'acquisto a della seguito casa. Dell'acquisto. È l'acquisto della casa. Allora, Carlo Frecero, mento del Consiglio di Amministrazione della RAI, dice che la questione che si pone, attenzione, dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione di cambiare alcuni giornalisti, bisogna inquadrarli in un contesto ben preciso. Il clima, attenzione, il clima preelettorale per il prossimo referendum costituzionale. Quindi questi stanno preparando oggi il prossimo referendum che si terrà con ogni probabilità verso la metà di novembre. Fin da adesso inizia il martellamento. Fin da adesso incominciano a trapanare stavolta, i cervelli dei coglioni. La gente non c'è gas. Non farti delle illusioni, gli italiani. Guarda, anche quello sull'acqua hanno fatto la stessa cosa e non ci sono cascati. Beh, poi stanno facendo le porcherie contro il volere della popolazione, ma ne pagheranno le conseguenze. Sì, io mi auguro, noi dobbiamo avere la forza di convincimento, dobbiamo avere la forza, visto che siamo facciamo parte di quel ristretto gruppo di opinionisti che sono contrari al sistema, autenticamente contrari al sistema, e non ci facciamo abbindolare dai fregnacciari di turno che i nostri amici conoscono perfettamente, e noi dovremo impegnarci in maniera particolare per questo referendum, riuscire se non altro a far capire quali sono i veri retroscena che sono descritti qui. Ve li leggo subito. Allora, questo è il dato di fatto e il motivo è molto preciso. Il referendum costituzionale è un tema capitale perché richiesto dalla JP Morgan. È la JP Morgan che vuole il referendum, che vuole il cambiamento costituzionale. Sancirà la mutazione della Repubblica parlamentare. Come abbiamo denunciato centinaia di volte in tutte le nostre denunce, esattamente, o quasi tutte le nostre denunce, a partire dal 2009, cioè sono 8 anni. Sancirà la mutazione della Repubblica parlamentare italiana in Repubblica presidenziale. Sono in corso grandi operazioni di trasformazione delle linee politiche dei TG, che devono essere dunque tassativamente renziane e renziane doc. E naturalmente Monica Maggioni, non a caso presidente della RAI, membro del gruppo non governativo della Commissione Trilaterale e guest star del gruppo Bilderberg. Allora, noi ve lo ripetiamo, Monica Maggioni, che è la capessa della RAI, è membro del gruppo non governativo della Commissione Trilaterale e guest star del gruppo Bilderberg. Si è accorta che il 3 agosto la G-Com faceva una verifica sui telegiornali nazionali e scopriva che, attenzione,
il TG1 aveva una percentuale di 36,9% dedicata al no, mentre il 60,9% era dedicato al sì. Di conseguenza confermava a pieni voti il direttore del TG1 Mario Orfeo, mentre Bianca Berlinguer TG3 e Marcello Masi TG2, che avevano dati molto più oggettivi, venivano candidamente silurati. Questi sono i retroscena di questo. Fortunatamente del malumore ce n'è stato, e anche grosso, e la massa degli italioti qualche cosa è riuscita a percepirlo. Infatti, un mese prima Mario Orfeo si era già dimostrato il perfetto pitbull renziano quando aveva ringhiato in diretta su Porta a Porta contro Barbara Lezzi, lamentatasi di essere stata interrotta mentre stava parlando. Lei è TelePD1, direttore, la prego, parla sempre e soltanto della sua parte, la prego di non interrompermi. A quel punto, dopo averla invitata a comportarsi bene, Orfeo si rivolgeva a Vespa. Bruno, è vergognoso, diceva, non posso essere offeso. Immediata la replica dell'imenottero brufoloso verso l'indecenza della grillina. Esistono delle regole di galateo e io non le posso consentire. Con tutti i rispetti che ho per lei, di insolentire il direttore del TG1. Nella conversazione capita anche di interrompersi, però ciascuno stia al suo posto. Questo è l'imenottero, e che dicono essere anche figlio, per vie strane, di Benito Mussolini. Non mi stupirebbe, perché i figli di Benito Mussolini non erano queste grandi cime di indipendenza, diciamo così. Ma altre vittime sacrificali di Viale Mazzini avevano anticipato le ultime liste di proscrizione. Massimo Giannini, il più antirenziano dei conduttori, sempre piuttosto critico verso il Premier, legata alla corrente di De Benedetti, trafitto dai renziani, viene bannato da Ballarò. Nel mirino la frase «il rapporto incestuoso sull'Etruria», ma anche il fatto di aver ospitato esponenti del 5 Stelle nel faccia a faccia senza contraddittorio. Orrore, orrore. Del resto, una raffica era già stata sparata a luglio dalla tessera numero 1 del PD, mentre il Premier si trovava a Varsavia al vertice NATO. O cambia l'Italicum o io voto no alla pur positiva riforma costituzionale. Perché, secondo l'editore di Repubblica, il combinato disposto delle due cose consentirebbe ad una minoranza, anche modesta, di prendersi tutto dalla Camera al Quirinale, ed è un pericolo che l'Italia non può correre. Ma già ci siamo. Ma certamente. Ma non è casuale, ma non noi è leggiamo un'ipotesi. Ma noi leggiamo queste cose proprio per far capire ai nostri amici che ci sono anche, come dire, dettagliate documentazioni su questi retroscena. Per cui, volendo, se sa tutto, cari amici, è solo il servilismo dei coglioni che, capito, vota secondo come impone il padrone o quelli che presumono essere il padrone di turno. Il capo del governo rappresenterebbe un cambiamento cinicamente violento ma assolutamente utile al paese, cinicamente violento. E insomma, se non cambia l'Italicum, Renzi fa la fine di Fassino, sarebbe stritolato al ballottaggio. Fuori i partiti dalla RAI, lo slogan che ammorba da anni le agenzie e i talk show, tutti a chiederlo, tutti a gridarlo, con diverse motivazioni e con slogan più o meno attendibili, mentre i partiti non perdevano occasione per mostrarsi puri e incontaminati dal vizio di lottizzazione, appassionati, maniacali all'esercizio della democrazia. Il sistema partitico naturalmente non può rinunciare alla sua RAI, terreno fertile per la quotidiana disinformazione di massa e cassa di risonanza delle teorie falsate che depistano l'opinione pubblica sui temi più sensibili della realtà politica nazionale e internazionale, incidendo pesantemente su una percezione distorta della realtà. Questa è la ragione per cui, cari amici, noi vi invitiamo vivamente di non pagare
la tassa iniqua sulla RAI e togliendola dai costi che vi mandano le agenzie di fornitura elettrica. Prosegua. Hillary e Obamacare, figure di riferimento spacciate a sostegno della pace universale contro il pazzo narciso nazista Trump lei, quello che rompe il scenario, che dà una visione distorta. Terrorismo islamico trattato più come uno stato depressivo isterico che come una vera e propria strategia della tensione che mira a consolidare il potere imperiale. Brexit presentato come una disgrazia per il Regno Unito piuttosto che come una opportunità. Buona scuola, definita tramite la neolingua che nasconde i disastri sociali provocati dalla riforma. Jobs Act, proposto come un toccasana per il mondo del lavoro, in realtà una vera precarizzazione a vita per le nuove generazioni. La guerra in Libia appare una guerra necessaria contro i tagliagole dell'ISIS, in realtà sappiamo bene che è una guerra imperialistica, una vera e propria spoliazione delle preziose risorse energetiche del territorio da parte di Francia, Inghilterra e USA, sottraendola ai libici e poi all'Italia che ne era in ogni caso l'erede genetica. La beneficiaria. L'eurozona è lievemente in crisi, ma le cose si sistemano, perché è una fondamentale risorsa economica e politica per tutti noi. Diversamente saremmo spazzati via dalle grandi potenze internazionali. Il Premier ha un forte potere contrattuale con l'Europa e gli USA. In realtà l'Italia sta per essere completamente svenduta ai poteri stranieri, non ha alcun potere contrattuale con le grandi potenze, dato lo zerbinaggio praticato da sempre. Il Fondo Monetario Internazionale si preoccupa del benessere del pianeta, in realtà è la mafia finanziaria più potente del mondo. E infine il referendum costituzionale di ottobre è inevitabile per rendere più efficiente l'iter legislativo parlamentare secondo la femmina Alfa Maria Elena d'Etruria, in realtà vorrebbe trasformare la Repubblica in parlamentare, appunto come detto in Repubblica Presidenziale. Il tutto orchestrato dalla riforma della RAI targata Renzi che prevede un direttore generale, o meglio un amministratore delegato indicato dal Ministero del Tesoro, un CDA non più eletto dalla vigilanza ma in parte dal Parlamento, in parte dal Governo e in parte dall'Assemblea dei dipendenti, un presidente di garanzia che avrà bisogno dei 2/3 della Commissione di Vigilanza, quindi altro che partiti fuori da RAI, come blaterava il maschio Alfa Matteuccio, sempre a proposito di femmina Alfa e maschio Alfa, no? La riforma della RAI in realtà blinda l'eterno conflitto di interessi tra informazione libera e lottizzazione partitica, cioè un infame spoil system all'interno della TV pubblica, il principale vettore culturale del paese, pagata dal canone televisivo inserito nella bolletta energetica, che è di una demenzialità e di una usurpatività assoluta. Roberto Fico denuncia l'imbroglio su Facebook. Non esiste nessuna riforma della RAI. Quella approvata al Senato è una Gasparri 2, ovvero la peggiore legge che si potesse congegnare per il servizio pubblico. Poi contesta, in pericolo ci sono il pluralismo e la libertà di informazione con gravi conseguenze per gli equilibri democratici. Da oggi, osservano nella nota FNSI e Usigrai, la RAI sarà guidata da un amministratore delegato, quindi da un capo azienda con molti più poteri, scelto direttamente dal governo. Allo stesso tempo, con la legge di stabilità, il governo si prende il controllo anno per anno anche dei finanziamenti del servizio pubblico, uno degli strumenti più forti per condizionare la gestione e le scelte editoriali della RAI. E quindi, a contare molto più di prima, è solo il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, equiparato di fatto ad amministratore unico direttamente dipendente dal Premier, cioè yes man della restaurazione renziana. Ci va giù duro anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti, il Gollum nostrano, che accusa il Premier di aver agito come Erdogan, tutto organizzato nei minimi dettagli come in un romanzo dove il mandante... Solo che Erdogan c'ha ragione e noi siamo al 150% sulla linea di Erdogan. Dove il mandante... Che fortunatamente è vincitore e probabilmente farà il trattamento che a suo tempo, nel 1980 o 70, non ricordo bene, fu il trattamento che la giunta golpista militare e filo occidentale in Turchia fece al capo del governo, che era, mi pare, Menderes, che fu regolarmente impiccato. Mi pare giusto che oggi
un altro civile si difenda e faccia impiccare il tentativo i golpisti filoamericani. Non diciamo disconoscendo il fatto che Erdogan è anche lui un bel figlio di puttana. Beh, se non era così, figlio mio, non riusciva a portare avanti questo enorme trasformazione. L'intrallazzo con i pozzi petroliferi suoi e del figlio. Sì, vabbè. Ci va giù duro anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti, dicevo, il Gollum nostrano, che accusa il premier di aver agito come Erdogan. Tutto organizzato nei minimi dettagli, come in un romanzo dove il mandante poi si dilegua dalla scena del delitto per garantirsi un alibi, riferendosi all'imminente partenza del Rio di Renzi. Renzi avrebbe preparato l'agguato per estromettere anche Bianca Berlinguer dalla guida del TG3, icona inviolabile di Rai 3, assumendo in questo modo il controllo assoluto della TV di Stato in stile sultanato. Dalle epurazioni Rai la Magione si difende: non è una vendetta contro Porro e Giannini, ma solo voglia di più inchieste. Una Rai con meno risse nei talk show e più informazione per le inchieste. Ma come? Detto da lei proprio, no? L'informazione non diminuisce e non diminuirà. È un disegno generale di riscrittura dei racconti della realtà e una differenziazione dell'offerta sulle varie reti, ha detto in un'intervista a Repubblica. Te li consiglio. Te la raccomando. Intanto l'Istituto Luce Renziano si è scagliato direttamente su un nuovo obiettivo romano, il problema della raccolta rifiuti a Roma, riversando l'etame di sospetti sul nuovo assessore all'ambiente della Giunta Raggi, Paola Muraro. Te la consiglio, Per carità, anche lei un bel tipetto. No, ma appunto, potevano trovarne qualche altro, oltre a lui. Quella è pelagata, mani, piedi, lingua, naso, orecchie e capelli. Accusata di conflitto di interessi per aver avuto rapporti carnali stretti con le giunte travolte da mafia capitale. Poveri quelli che erano avuti i rapporti carnali con lei, bella com'è, una vera star. E anche se Buzzi, il re delle coop, imputato nel processo di mafia capitale, parla dal carcere, caos rifiuti creato ad arte perché vogliono togliere la Muraro, negando di aver mai avuto rapporti carnali con lei, si dovrà, mi sembra giusto. No, ma ci sono state le telefonate. Si dovrà dimettere ingiustamente, vittima della campagna creata per mettere in crisi la nuova giunta del Campidoglio. Il maschio alfa continua a manipolare l'informazione a 360 gradi attraverso l'attivazione della macchina del fango. Così il dramma dell'informazione blindata ha contribuito ad istituzionalizzare una politica del malaffare e ha demolito lo Stato di diritto. Non è più lo Stato che attraverso i poteri e gli ordini istituzionali governa un paese nella giustizia e nel rispetto delle leggi, ma un'organizzazione politico-criminale del malaffare che opera sulla scia del clan mafiosi. Lo Stato diventa una cupola affaristico-mafiosa e l'informazione falsata e inquinata dai potentati di interesse mantiene l'opinione pubblica nella più grande ignoranza di quelli che sono i veri gangli del potere che conta. Di ciò ne approfitta il premier showman, giuggiolone ed erede naturale del grande Silvio, istruito perfettamente dal suo spin doctor Sensi, sa adottare alla perfezione le tecniche della spin britannico, inviando quotidianamente ai giornalisti privilegiati l'agenda politica del giorno attraverso SMS, che sarebbe a dire il facsimile delle veline di fascista memoria, di mussoliniana memoria. E le agenzie riprendono in maniera maniacale il palinsesto, escludendo naturalmente i dissidenti dal novero dei giornalisti di carriera, perché o ti adegui oppure sei proprio estromesso. Il maschio alfa dominante non può che usare una forma di dominio totale sull'opinione pubblica italiana, solo questo gli consentirà di restare in sella fino a ottobre e vincere forse il referendum, così che ogni singolo individuo della società dello spettacolo possa assistere nella più totale inerzia alla meta narrazione assillante e ostinata proposta dal premier sul proprio operato di governo per mezzo di un esasperato stream of consciousness elogiativo, diciamo per la plebe, che lo stream consciousness è la corrente della coscienza, della sapienza, della coscienza, della consapevolezza, della meglio. Consapevolezza, certo. E va bene, e abbiamo finito. Adesso leggo io, tieni un momento, proprio venendo qui si parlava appunto di dove andare a fare questo video e stavamo ovviamente da queste parti, non siamo certo partiti da casa nostra per venire qua. E si parlava dell'opportunità di venire. No, appunto, ma qui c'è la storia della politica italiana. Appunto, La storia della politica è la storia della storia italiana. Esattamente.
di un evento che ci ha portato a essere qui seduti oggi. Esattamente, noi. Esattamente, bravo. E in effetti qui è successa parecchia roba, ma poche persone hanno la percezione, perché venendo qui si capisce come Villa Torlonia sia a due passi da Villa Ada, perché si tratta di andare 300 metri esattamente dalla via Noventana alla via Salaria a imboccare su Villa Ada, che era la villa dove c'era la famiglia reale, no, e andare lì. Quindi era una cosetta da niente, e qui si è svolto un dramma che poi è stato anche all'origine della guerra civile italiana che ha insanguato l'Italia per almeno 2 anni. Un milione di morti quasi, una guerra civile. No, assolutamente no, questo no, assolutamente. Però parecchi, molto più di quello che non dicono, che hanno sempre interesse, dei molti cristiani hanno sempre avuto interesse. Il proseguimento della guerra ha portato 1 milione di morti. Ma non ha portato 1 milione di morti, te lo posso garantire. Il proseguimento della guerra ha portato quasi 1 milione di morti. Io sto parlando della guerra civile italiana, sì, 1943-45. Se fosse stato fatta diversamente quel colpo di Stato, in maniera più oculata, più intelligente, probabilmente non si sarebbe continuato la guerra. Più onesto, direi dire, molto più onesto oltretutto, perché si poteva fare. Mussolini doveva essere in ogni caso dimissionato, aveva perso la guerra, non era riuscito a farci rispettare dai suoi generali, e un personaggio di questo genere viene comunque eliminato, viene tolto, ma non nella maniera infame con cui ha fatto il re, che è stato poi all'origine della guerra civile. Noi, venendo qui, parlavamo anche di Galeazzo Ciano e una certa qual similitudine... Di quei retroscena strani che nessuno sa, dillo che è importante. No, ma sai, lui... È molto importante, lui dillo. Si era affidato per la propria salvaguardia, no, dopo aver capito... il contesto generale. Sì, ma sì, va bene, forse ho raccontato. Dopo aver capito che il colpo di Stato l'aveva fatto il re... Quello del 25 luglio. Sempre quello lì, cioè chiaro, il 25 luglio l'aveva fatto il re e aveva nominato, invece di quello che si aspettava, un testa di cazzo madornale, amico degli inglesi, Dino Grandi, no? Ecco, si aspettava di essere nominato lui capo del governo. Il re invece giustamente l'ha fregato, perché ha messo un testa di cazzo moltiplicato per 100.000, che era già rincoglionito e era responsabile di sconfitte madornali, che si chiamava Pietro Badoglio. Quindi ha fregato anche quei fascisti che pensavano che avrebbe avuto un ruolo dopo Mussolini, e in questo sbandamento generale Grandi è scappato, Bottai è scappato, altri sono scappati, qualcuno non è scappato e l'hanno fucilato, di quelli che avevano votato contro Mussolini ovviamente, sono stati fucilati dopo il processo di Verona, e il più fesso di tutti è stato Galeazzo Ciano, il quale per mettersi in salvo si è affidato niente meno che a tale... Al capitano... A tale capitano Pribke, il noto capitano Pribke. Allora, siccome le cose stanno così, qualcuno si potrebbe anche chiarire in testa per quale ragione, quando hanno preso Pribke, è successo quel finimondo che è successo. E adesso continuiamo. Perché se parlava lui succedevano, cadevano un bel po' di teste, nonostante fossero passati 50-60 anni. Adesso leggiamo, questa è l'atto. Resoconto stenografico, presidenza del presidente Grasso, è una informazione che ci viene da Franco Abruzzo IT, www.francoabruzzo.it, giornalisti per la Costituzione, e c'è stata un'interrogazione parlamentare che io voglio leggere perché gli amici la devono conoscere. Ovviamente all'interrogazione parlamentare non ha risposto nessuno. Resoconto stenografico. Presidenza del presidente Grasso. Per lo svolgimento di un'interrogazione, Malan, Forza Italia PDL, 17esima. Domando di parlare, presidente, ne ha facoltà. Malan, Forza Italia PDL. Signor presidente, sarò breve. Ho presentato qualche giorno fa l'interrogazione 3/03072 per sapere dal Ministero dell'Ambiente come mai tale Ministero
figura tra i finanziatori della fondazione denominata Bill, Hillary e Chelsea Clinton Foundation. In cui finanziamento il che... caro, la cara banca che ogni tre anni fallisce, perché la banca del PD, la riserva, il forziere del PD, non a caso in Toscana, sempre in Toscana, è fallita almeno tre volte negli ultimi cinque anni, va, sei anni. È stata riforaggiata per varie volte di oltre 30 miliardi di euro. Cari amici, è così, voi... La quale banca, che è fallita tre volte... No, ma questo non c'entra niente, quello è un'altra cosa. No. Quella è la fondazione Hillary, Bill e Chelsea Clinton. Gli ha foraggiato la campagna elettorale alla signora Clinton, sì. Il Monte Paschi di Siena. È ovvio, ti immagini. E se no... Ecco perché tutti in processione, no? Ad andare alle manifestazioni, sì, in America, no? Tant'è vero, pure gli altri. Maria Elena Boschi, certo, è stata ampiamente ripresa assieme a Bill con una colata di qualcosa di bianco, qualcosa di bianco dalla bocca. Per sapere dal Ministero dell'Ambiente come mai tale ministero figura accidente a noi e a quelli che ci fanno questi trattamenti. Che cazzo di suono è questo? Vogliono che non parliamo. Come mai tale ministero figura tra i finanziatori della fondazione denominata Bill, Hillary e Chelsea Clinton Foundation? Finanziamento che secondo il sito della fondazione stessa sarebbe arrivato l'anno scorso, nel 2015. Da parte di chi? Trovo, del Ministero dell'Ambiente italiano. Trovo estremamente anomalo che un ministero della Repubblica Italiana finanzi una fondazione finalizzata a sostenere un personaggio che, come ben sappiamo, è protagonista di un confronto politico negli Stati Uniti. Sarebbe normale che il ministero, senza bisogno di sollecitarlo, lo facesse sapere, visto che la cosa è all'attenzione della stampa. È un ufficio pubblico, no, quindi ha l'obbligo della trasparenza. No, io vorrei che venissero a finanziarmi... qui la pulitura, quando la mattina vado al cesso, l'abitatore della mia, sì, il minatore della mia deve andare una bella ragazza delle sue impiegate, no, a spruzzarmi. Sarò triviale, ma sono meno delinquente di questi Chelsea Clinton, Chelsea Foundation, Hillary, Bill e la cessa, la figlia dei Clinton, e lo sappiamo, è la cessa, sì. Sarebbe normale che il Ministero, senza bisogno di sollecitarlo, lo facesse sapere, visto che la cosa è all'attenzione della stampa. Però questo governo, per sistema, non risponde neanche alle interrogazioni. E tanto che gli frega, ci sono i coglioni italiani che lo votano lo stesso. Sollecito allora una risposta alla mia interrogazione. Se poi arriva il 9 novembre, c'è il sospetto che sia falsata o comunque influenzata dal risultato delle elezioni americane. Vedete che ci sono delle strane coincidenze, per cui ci sono le elezioni americane, ma subito vicino a tali elezioni abbiamo anche il referendum in Italia. Che strano. Ma io dico, scusate un minuto, adesso che se n'è andata anche la Turchia, siamo rimasti pochi nel mondo occidentale. L'occidentalismo è governato dagli Stati Uniti. Allora, sta per andarsene anche Israele, che giustamente Israele se la squaglia, perché non può morire per fare un piacere a Clinton, ricordiamocelo bene. La Turchia, passando di confine, perché la Turchia è già passata di confine, in questi giorni stanno trattando col governo russo, taglierà l'acqua a Israele. Quando gli taglia l'acqua a Israele, se ne vanno, se ne devono andare, perché già loro tagliano l'acqua ai poveri contadini palestinesi, ma quando l'acqua gli mancherà anche a loro, se ne devono andare. Mi risulta che stanno già preparando per sbarcare in Argentina, cioè il governo di Israele si trasferirà in Argentina, hanno già acquistato dei territori enormi, capito cari amici?
ricordatevelo bene. Adesso ci leggiamo un'altra cosa molto interessante, è intitolata Provvidenziali morti presidenziali, 5 morti in 4 settimane salvano Hillary Clinton. Agosto 8 2016, Algarat, 8 agosto 2016. Quando ci si candida alle presidenziali negli Stati Uniti suscitando rumore, si ha la fortuna del buon spirito che opera eliminando in un modo o nell'altro fastidiosi ostacoli. Eccoli qua, il buono spirito, eccolo qui, che abbraccia Hillary. Oh, quanto è ilare questa ragazza. Così cinque persone. Bisogna dire che la signora, notizia dell'ultima ora, pare che tutti questi grandi sforzi, tutte queste grandi menate, raggiri, artifici messi in atto dai poteri occulti del J.P. Morgan, Rothschild, Warburg, eccetera, eccetera, saranno poi, faranno un buco nell'acqua, perché la signora Hillary in questi ultimi giorni pare che abbia sintomi chiarissimi dell'Alzheimer. Ah, mi pare giusto. E quindi tutto sarà del tutto vano. No, no, quando anche magari fosse eletta presidente, la presidentessa con l'Alzheimer. Ah, mi ricorda un certo Roosevelt. Era, eh sì, è il massimo. Che all'epoca lo chiamavano rammollimento del cervello. Ecco, mi ricordo un certo Russo. E contava la moglie, stesse... però. E qui comanderà lui. Ah, sì, dai, si riprende come... la palla John. Sì, John, John. Comanda John. Il buon John. Onesto, il famoso Onesto John. John. Così cinque persone, tra cui un testimone giurato su rivelazione ai media, che avrebbero posto fine alla candidatura di Hillary Clinton, che avrebbero posto fine spedendola a marcire dentro le sbarre, sono misteriosamente morti in condizioni e però i loro sospetti. Documenti rimangono. Certamente. E le prove ci sono. Eh sì, però cioè, il momento, magari li avevano nascosti da qualche parte, non li troviamo più, manca lui, chissà. No, dove... è WikiLeaks che è uscito. Sì, c'è sa... tutto dappertutto. Sì, là. Vabbè, ma comunque sono belle queste notizie. In ogni caso, la dinamica del potere è sempre questa. Ammazzano questi qui, questi uccidono. E guardate queste cose perché pochi lo sanno. Uno suicida, per altri la giustizia no, si diciamo fa... Diciamoglielo della... pure, che se un giorno non ci dovesse più vedere... ci... Non siamo sui stati non ci, siamo su... no. ci hanno suicidato. Ci hanno suicidato. Allora, uno suicida, per altri la giustizia si fa delle domande. Il caso favorisce tale candidata, sarà eletta impestando le nostre vite anche con funghi atomici ovunque fino a casa nostra. Come Pollicino semina briciole, Hillary Clinton semina morte sulla via dal potere. Ognuno ha il suo stile, queste le persone morte per la grande causa nelle ultime 4 settimane. Sean Lucas, sostenitore di Sanders, che permise di scoprire il traffico sul 50% dei voti per Sanders presso la DNC, morto il 2 agosto 2016. Il traffico fu svelato facendo infuriare milioni di elettori democratici che avevano votato per Sanders al DNC e che hanno promesso di non votare Clinton alle presidenziali. È la minaccia numero uno che potrebbe far perdere la megera. Victor Thorn, autore che scrisse sulla nostra Cose non belle, suicida ad agosto, colpa della prosa. Seth Conrad Rich, 27enne, militante del Partito Democratico, morto mentre si recava negli uffici dell'FBI per fare delle rivelazioni. Ci ricordano certi personaggi che muoiono sistematicamente, che morirono, sono morti, morirono, moriranno, sono appena morti in Italia ogni qualvolta che devono andare a fare i testimoni da qualche parte. Come il giudice di Genova, esattamente. Che adesso non mi ricordo di cui non mi ricordo. Esattamente, il nome. Esattamente. Ma ci fu anche l'ufficiale superiore dei servizi segreti, no? L'inchiesta si è conclusa con l'omicidio. 8 luglio 2016. Di che si mischiava questo? Questa l'inchiesta si è conclusa con l'omicidio. Quindi l'inchiesta ha stabilito che è stato assassinato. John Ash,
funzionario delle Nazioni Unite che doveva testimoniare presso l'FBI contro Hillary Clinton e il suo partito, non oppose resistenza allo strangolamento per mezzo del bilanciere del sollevamento pesi. Come quasi successe a James Bond, ricordatevi che i film di James Bond sono siccome sono stati pensati, studiati da Ian Fleming, che era uno dei servizi segreti grossi del MI5 e MI6, esatto, appunto. Questa gente, tutti i libri dei scritti che per nostra 32 fortuna, che per, no, non soltanto Ian Fleming, parlo anche degli altri, che per nostra fortuna sono stati letti da milioni di persone. Ma anche George Orwell era uno dei servizi segreti. Sì. Anche George Orwell è stato letto alla grande. Sono tutti libri e poi film che denunciano una situazione molto chiara. Tra l'altro, i nostri amici, se vanno a vedere i messaggi che noi mandiamo, è interessante vedere, l'ultimo che abbiamo mandato è interessantissimo, e riguarda che c'è sempre il gioco dei tarocchi, in un modo o nell'altro figurano i tarocchi. L'ultimo che abbiamo mandato, che ha mandato il nostro amico Montefeltro, è veramente interessante perché riguarda il primo film su James Bond, non fatto da Sean Connery, ma da quell'altro Roger Moore. Esattamente, da quell'altro notissimo attore. Bene, lì il caso è molto interessante perché esce fuori che Sean Connery, che 007, e tira fuori delle carte di tarocchi bruciate, però si vede la carta. Allora ricordo che fin dai tempi della elezione di questa sindachessa in televisione stanno facendo vedere filmati di James Bond, dove vedi caso ci sono sempre di mezzo dei tarocchi. Andatevi a vedere perché è un simbolismo molto chiaro, la comunicazione c'è, perché e questi filmati comunicano a chi sa capire. Prosegui tu. Per John Ash, funzionario delle Nazioni Unite, come diceva appunto Giorgio, che doveva testimoniare presso l'FBI contro Hillary Clinton e il suo partito. All'FBI! Non oppose resistenza allo strangolamento per mezzo del bilanciere del sollevamento pesi. Come quasi successe a James Bond in uno dei suoi film. John Ash è morto il 22 giugno 2016. Essendo questo uno sport pericoloso, dobbiamo praticarlo il meno possibile, giustamente, sì. Perché ti casca addosso un bilanciere e ti strozza. Esattamente. No, ma è ben bello quella cosa indicativa. Lo metto a cravatta. Quei film di James Bond sono tutti film rivelazione per le persone ovviamente intelligenti. Ragazzi, capitele, io ve lo comunico, Mike, di più non vi dico. Ancora un ultimo, Mike Flynn, redattore del governo profondo per il Breitbart News. Breitbart News è qualcosa che riguarda Israele, se mi ricordo bene. Non mi risulta bene, comunque... Vabbè. L'ultimo articolo di Mike Flynn fu pubblicato il giorno della morte, era intitolato Il denaro dei Clinton, Bill e Hillary crearono la loro fondazione cinese solo per sé nel 2014. Fondazione cinese, cari amici. Resta inteso che meritava tale fine, il malvagio ovviamente, accusare Clinton di appropriazione indebita, pensate... Morto il 23 giugno 2016, giustamente. Quindi nel giro di un paio di mesi c'è una sfilza, percorso di morte ben preciso, ben chiaro. Mi fa ricordare quel tale che quando seppe che avevano ammassato qualcuno, si precipitò a ossequiare l'assassino, è roba rinascimentale, solo che non mi riesco a ricordare esattamente i personaggi, roba grossa, personaggi grossi, e l'assassino, riconoscendo in quello che lo andava a ossequiare uno che poteva essere pericoloso, l'ha fatto fuori lo stesso. Mi dai la rivista? Lì, che è finita qui? Sì, lo so. Allora qui abbiamo un
un paio di articoletti ricavati da questa rivista, è il Venerdì di Repubblica, vale la pena di leggerne qualcosa perché sono veramente interessanti. Allora, c'è la pagina di Pierottone è stato un grosso direttore di giornale, è stato direttore del Corriere della Sera nel momento in cui il Corriere della Sera... Anche televisivo. Sì, beh, è un uomo che ha una certa età ovviamente, e ogni tanto diventa intelligente, lui è stato il direttore del Corriere della Sera nel momento in cui il Corriere della Sera faceva questo svoltone a favore del Partito Comunista, per cui è uno che si sa ben barcamenare. Ha scritto un articolo, di cui io leggerò ovviamente solo una parte, intitolato «Quando la politica diventa un'altra cosa dalla vita di tutti noi». Quando la politica diventa un'altra cosa dalla vita di tutti noi. Adesso viviamo in regime democratico. Potremmo vivere meglio? Si domanda. Certamente sì, se fossimo ben governati. Cazzo! Lo dice lui. Soprattutto se fossimo davvero in democrazia. Allora, se fossimo ben... Che significa? Che non siamo ben governati. Però lui non lo dice, perché sennò gli tolgono la possibilità di pubblicare questi articoli sul Venerdì di Repubblica. Non basta certo questo poco spazio per un'ampia discussione, ma sono sicuro che potremo vivere meglio anche con le risorse relativamente scarse di cui disponiamo. E lo so che potremo vivere meglio. Ma abbiamo le arpie, abbiamo, 13 minuti. Sì, abbiamo i ladri che vogliono campare e vivere da nababbi a spese nostre, e quindi siamo sistematicamente pillati, depredati, fin tanto che non ci ribelliamo e ce li mangiamo tutti vivi. Vivi, sono buoni i vivi. Mi ricordavo quella barzelletta di quei due naufraghi, no? Che vanno a finire in un'isola abbandonata e vengono assaliti dagli aborigeni. A uno lo mettono nello spiedo, no? E se lo cuociono allo spiedo, e all'altro lo stendono così legato perché si bruci, no? Da sole. Ecco. Allora dice, ma quando poi al capo gli dicono, ma che cazzo stai facendo? Dice, perché dopo l'arrosto un bianco secco fa sempre bene. Allora, vi sono settori che potremmo migliorare, ma guarda un po', se avessimo un po' di buonsenso, cazzo, lo dice lui. Penso al trasporto pubblico. Con tutti i problemi. come a Johnny Stecchino, sì, che guidava e diceva, quali sono i problemi di Palermo? Dice, il traffico. Con tutti i casini. Il traffico. Qui uguale, il traffico. Certamente. Ai mezzi di trasporto messi a disposizione di chi la mattina va al lavoro, niente meno. E torna a casa la sera. Penso alle nostre scuole, all'avviamento al lavoro, intellettuale o manuale. Penso ad alcuni aspetti della vita pubblica che gridano vendetta al cospetto di Dio. Lo dice lui, che era il direttore del Corriere della Sera. Lo accenna molto velatamente. Basta un breve cenno perché subito sappiate di che cosa sto parlando. Oh cazzo, perché i procedimenti della giustizia civile durano da noi un'eternità? Ma siamo noi che glielo chiediamo a lui, ma non è che lui ce lo deve chiedere a noi, scusate. Ma lui è il direttore del Corriere della Sera. È demenziale. Allora, ma io lo leggo per quello, no? Questa gente si tira fuori, questa gente non ha coscienza morale. Della responsabilità. Questa gente che c'ha. Si tira fuori sistematicamente, loro non c'entrano niente, capito? Perché le nostre prigioni non hanno un livello europeo? Ma che cazzo, non eri il direttore del Corriere della Sera? Perché procedure di ordinaria amministrazione durano anni anziché giorni? Perché? Una volta ne parlavo con un amico, e per fortuna che ne parlava, che aveva la carica in quei giorni di primo ministro, niente popò di meno, era amico del primo ministro, ma che stranezza. Quale primo ministro? No, dice, aveva la carica di primo ministro, lui ne parlava, ma lui è stato un uomo importante. Non lo ricordo. Gli dissi, capisco bene che la tabella di marcia è sconfinata. Oh, ti immagini.
ma perché non incarichi comitati di esperti di stendere programmi di lavoro e poi decidi le priorità? Cazzo, oh, cazzo, questo è veramente fuori da testa. Lui ascoltò con impazienza, mi lasciò terminare, poi esplose. No, vedi, mi disse, tu non capisci, la politica è un'altra cosa, e cambiamo discorso. Cazzo, te credo. A lui dice, gli ha detto, è finito? Sì, al direttore del Corriere della Sera. Ammazza che cazzo l'articolo. Appunto, ho voluto leggere per forza. Ma io, al direttore del Corriere della Sera, tu non capisci un cazzo. Allora, in democrazia, quello che conta non è l'opinione pubblica. Abbiamo letto prima che l'opinione pubblica è completamente controllata. Ma se tu, questo qui, adesso faceva, ha fatto questa domanda, e io immagino qualche capo di governo dell'epoca sua, quando lui era ancora relativamente giovane, che poteva anche essere Spadolini, o gente di quel calibro, insomma, capito? Poteva essere anche Craxi, tu non capisci, io potevo anche dire, però lui gli faceva delle domande banali, ma queste domande, se non le fa, ma sulla stampa, sui media, no? Veri, media veri, vedi, media che rappresentano l'opinione pubblica, non si asserviti al potere. Ci fai un battage, giorno dopo giorno, mese dopo mese, capito? Invece no, il ricordino di Geppetto. Oh, questo è una, poi ne volevo leggere un'altra, se abbiamo anche ancora la possibilità di poterlo fare. 8 minuti. Sì, perché anche questo è molto bello. Corrado Augias, La mia Babele. Corrado Augias ha scritto delle cose interessanti e si legge sempre con interesse. Sì, è una persona intelligente, colta, ma anche un grande interesse della donna. sua certo. Categoria. Della sua casta, cioè. Della sua gente. Allora, non esistevano. Allora, cioè, viaggio nel Medioevo, per capire come e perché si inventò il viaggio. Non esistevano carte attendibili, addentrarsi in un paese sconosciuto significava affrontare l'ignoto. Beh, bella invenzione, bella comprensione. Già adesso noi abbiamo in giro della gente che va in giro con le carte e non le sa nemmeno leggere, ti immagini nel Medioevo. Però è vero che questi camminavano, andavano dappertutto, a cavallo di un cavallo oppure anche a piedi. Persone assolutamente comuni, pellegrini, mercanti, ambasciatori. Ma si muovevano. Tanto comuni no. Sì, vabbè, era gente che appunto nella maggioranza. La gente comune non andava in sì, giro. La gente comune. Era legata alla servitù della Bleca, esattamente. Alla Cleba, al colonnato. Esattamente. E zappava. Alla colonia. E zappava. E la sera non aveva certo voglia di camminare. Si muovevano in condizioni di esistenza dure, con vie di comunicazione difficili e mezzi di spostamento scomodi e lenti. Ma bravo! Si viaggiava per ragioni politiche, per fini economici, per devozione, a scopo di istruzione e per motivi religiosi. Qui Corrado Augias sta presentando un libro, che sicuramente sarà molto bello, Il viaggio nel Medioevo, Maria Serena Mazzi, Il Mulino, Euro 24. Attenzione, e questo è interessante, si viaggiava per ragioni politiche, per fini economici, per devozione, a scopo di istruzione e per motivi religiosi, ma anche adesso si viaggia per queste ragioni, intendiamoci bene. Spesso erano i monaci a viaggiare spostandosi di monastero in monastero o per contribuire a fondarne di nuovi. Tutti costoro sapevano di ciò che li attendeva al di là di un confine noto, solo quanto avevano riferito altri viaggiatori con ricostruzioni spesso di fantasia. Ed è verissimo, con ricostruzioni di fantasia. Queste sono tutte le fantasie in cui viveva la popolazione del Medioevo, no? O poi, soprattutto tutti questi animali mitologici, strani, di cui si raccontava. L'uomo del Medioevo, è qui che ti voglio, l'uomo del Medioevo fa notare l'autrice, non è capace di guardare, ma sostiene anche Jacques Le Goff, uno dei più grandi storici che abbiamo mai avuto, è sempre pronto ad ascoltare e a credere tutto ciò che gli si dice. Io mi volevo soffermare qui,
se noi abbiamo avuto un'eredità del cristianesimo che è passato attraverso il Medioevo, è che durante il Medioevo tutte le idiozie che questi pretonsoli hanno saputo dire erano bevute tutte, capito? Certo, perché stavano, non avevano possibilità di critica, non avevano elementi per criticare. Esatto. L'ignoranza assoluta. Esatto. Quindi l'uomo del Medioevo, dove è stata creata la mitologia cristiana, era un uomo che se le beveva di tutte, capito? Ma oggi non siamo nel Medioevo, cari cattolici. Una conoscenza geografica rudimentale gli fa credere che le poche terre note siano circondate da una sterminata distesa d'acqua. Beh, la verità è più o meno la stessa, perché obiettivamente i tre invece quarti della terra... È sferica la cosa. Sì, vabbè, però, ma comunque il senso le, è quello. Le terre sono comunque circondate dalle acque. Dai mari, certo. Che tra l'Africa orientale e il sud dell'Asia esiste un unico mondo favoloso dal quale mercanti e avventurieri contano di ricavare ricchezze altrettanto favolose. Il Cipango. Ed è vero. Altri invece credono che in questo esotico mondo sconosciuto sarà possibile realizzare l'antico sogno cristiano di trovare la via d'accesso al paradiso terrestre e con esso forse di ritrovare la chiave della perduta felicità. Questa è anche una delle ragioni per cui Cristoforo Colombo alle prime terre che scoprì gli diede dei nominativi abbastanza strani, abbastanza religiosi. Sì, Cristo, San Salvador. Oltretutto, anche se tra 100 errori si fa tuttavia strada una migliore conoscenza per cui gli altri non sono sempre visti come deboli, sprovvisti di saggezza e di ogni virtù, che vivono senza legge come bestie prive di ragione. Una lunga strada di cui ancora oggi resta da completare un bel tratto. Eh sì, caro amico, eh sì, caro Corrado Augias, perché sono proprio quelli della tua congenie che stanno creando il mito degli altri, cioè gli islamici, che sono ignoranti, violenti, tagliatori di testi, mozzatori vero, di coglioni. Anche vero, ma è anche vero il contrario, quindi. Esatto. E con questo io vorrei chiudere, perché abbiamo già detto parecchio. Pace e bene. Sempre so long. Laudetur Priapus. Chiudo? Sì.